Undicesimo Roccella Fit Walking. Sì, siamo arrivati all'undicesimo, è un grande privilegio, un grande sogno che si realizza. E quest'anno, oltre a promuovere il cammino come strumento di salute, abbiamo avanzato ancora di più e siamo con la collaborazione con la Common Italia abbiamo voluto dedicare questa edizione alla Walk for the Cure, quindi una camminata per la cura, per la prevenzione dei tumori al seno. Questo è un messaggio importante che però è arrivato diretto al cuore delle persone, perché l'adesione a questa manifestazione è andata oltre le previsioni, e quindi oggi siamo veramente felici, perché questa sarà la Walk for the Cure più numerosa d'Italia. Quindi dalla Calabria parte un grande messaggio di attenzione a quelle che sono le problematiche femminili e quelle che sono le attenzioni che dobbiamo dare a noi stessi e alla nostra salute. Quindi forza e viva la Walk for the Cure. Le loro ricerche per grazie Dio, sia oggi in mezzo alla moltitudine di tutta la gente, dal primo pomeriggio si riserva in marina per la camminata e la raccolta fondi per la ricerca. Grazie a te vita, che hai fatto uomini saggi, che sanno amare, sanno dare con tutta l'anima, senza mai stancarsi, da un'infermiera. Grazie alla signora Lidia, lei lo ha detto che è un'infermiera, ma tutti quanti lo sappiamo perché prima o poi l'abbiamo incontrata, se non altro nei corridoi dell'ospedale. Grazie Lidia, grazie per questa passione e per questa commozione che è contagiosa, devo dire. Grazie davvero, facciamo sentire il nostro inno alla vita. Grazie, ci sono tanti modi per fare inni alla vita. Uno di questi è l'inno alla vita che fa il MEC, che avevo visto qui in giro. MEC, manifesta! Ragazzi e ragazze, io sono qui perché sono dei grandissimi, no? Il Fit Walking ha raggiunto l'undicesima edizione e approfitto per ringraziare questo Fit Walking che ci consente sempre di partecipare ad aiutare le persone, soprattutto in questo caso la ricerca, e quindi farei un grossissimo applauso al Fit Walking e all'associazione Calabria Fit Walking nonché l'associazione per quanto riguarda Come Italia, e quindi beccatevi sto cigno per favore, e tutti questi beccatevi per favore. Alzate sti cigni per favore, voglio vedere i cigni che volano. Fai sti cigni per favore, trapezzi. Ciao, buon divertimento, mi raccomando, divertitevi. C'è Fausto a te. Io volevo ringraziare intanto il MEC che è qui, però volevo dire a tutti, forse non lo sapete, il Fit Walk nasce con il MEC. Il Fit Walk nasce con il MEC nel 2012-13 inizieremo col MEC a camminare a Roccella. Grazie MEC. Grazie a te Fausto per quello che hai portato a Roccella con questo bellissimo Fit Walk. Vi posso dire che siamo vicinissimi alle 2000 presenze. Questo ovviamente ha creato qualche difficoltà organizzativa, però la motivazione di questa giornata credo che per ognuno di noi è un motivo anche di superare qualche piccolo disguido. Allora adesso vi dico dal punto di vista tecnico come si svolgerà la camminata. Non possiamo fare a meno di ricevere il saluto di Francesca Graziano, rappresentante Come Italia per la Calabria. Benvenuta. Buonasera a tutti.
Questa per me non è la prima volta a Roccella, perché grazie ai grandissimi amici e alle grandissime persone quali sono Fausto Certomà e Maria Novella, io qui oramai sono di casa, perché loro sono due persone che continuano a sposare i progetti della Comen, di cui io sono qui in rappresentanza, porto infatti i saluti di tutti. Siamo qui per tingere Roccella di rosa. Io sono una donna in rosa e quindi come tale sono particolarmente emozionata oggi, e il mio applauso va a tutte le donne in rosa che sono qui, a chi non c'è più, a chi è tra di noi, perché io dico sempre ci chiamano guerriere, ma a me questa parola non piace, perché nessuno di noi avrebbe voluto combattere questa guerra, perché non ci sono né vincitori e né vinti, è una battaglia di fronte alla quale ci si trova senza volerlo essere. Quindi l'unica cosa che possiamo fare tutti insieme, grazie a Maria Novella che rappresenta la ricerca in Italia, non a Roccella, perché dobbiamo dirlo, quindi un grandissimo applauso a Maria Novella. Grazie a persone come lei, grazie a persone come Fausto, che hanno sposato anche la ricerca ma nel versante sport, quindi facendo diventare tutto un'allegria, perché oggi deve essere tutto un'allegria. Io il mio pensiero lo dedico a tutte le persone che non sono qui in questo momento ma che vorrebbero essere, perché ci sono tante donne in rosa che mi hanno detto vai tu a camminare per noi, e noi lo faremo tutti quanti insieme, quindi grazie Roccella. Grazie. Allora io adesso prego le persone che sono qui di iniziare ad andare dentro le transenne. Thank you.
Oggi siamo a Roccella Ionica per portare avanti l'iniziativa La Natura Non Va in Vacanza. Noi dei reparti Carabinieri Biodiversità di tutta Italia ci siamo spostati nelle principali località turistiche per portare la biodiversità in mezzo alle persone. E quindi oggi Mongiana, reparto Biodiversità di Mongiana, è qui a Roccella Ionica con i cavalli murgesi che vengono impiegati nelle attività istituzionali ma che rappresentano la conservazione della biodiversità di un'importante razza. Abbiamo dei reperti CITES che rappresentano proprio la nostra, una convenzione di Washington per la tutela e il contrasto al traffico illecito di queste specie, e poi la parte anche del vivaismo che è presente a Mongiana con semi, giovani piante, le tecniche degli innesti e fino ad arrivare all'attività dei nostri scalpellini. Tutto questo a disposizione per i giovani e per le altre fasce d'età. Grazie. Ovviamente questa edizione è stata più sentita. Perché è stata più sentita? Perché molte persone soffrono per questo male, e quindi creare un evento che possa aiutare la ricerca non solo da speranza ma anche commozione. Io ho partecipato a molte race for the cure a Roma e il mio sogno era di portare una walk for the cure a Roccella. Ce l'abbiamo fatta e questa è la prima di una lunga serie.